got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling. Negli studi di Voce di Strada in esclusiva Miss Parco del Cilento diamo il benvenuto a Ilaria Cennamo. Bene, presentati ai nostri telespettatori, Ilaria. Allora, sono Ilaria, vengo da Altavilla Silendina, ho 19 anni, mi sono diplomata quest'anno presso il liceo classico di Eboli e ho fatto il test a medicina e ora attendiamo i risultati. Allora, Ilaria è diventata Miss Parco del Cilento quando? Il 4 settembre 2016 a Vallo della Lucania. Quindi a Vallo della Lucania ti hanno coronato reginetta del Parco del Cilento. Quali sono state le emozioni quando hai visto il tuo numero, ecco il tuo nome, scolpito come Miss Parco del Cilento? Beh, è stata un'emozione indescrivibile. Auguro di provarla a tutte le ragazze perché è stata veramente una sfilata, un concorso molto importante e molto divertente soprattutto. Ecco, parlavi di un concorso, si tratta di un concorso di bellezza. Quante eravate in gara? Eravamo 46 ragazze del, diciamo, tutto il Cilento e c'è stata una prima sfilata in costume, successivamente in abito elegante. Bene, da 46 sei arrivata tra le prime tre sicuramente, hai sfidato le altre. Ecco, secondo te la giuria su che cosa ti ha potuto votare, quindi portare... Io credo sul sorriso e sugli occhi. Come è nato questo sogno di concorrere in una gara di bellezza e poi soprattutto nel tuo territorio diventare così poi la Miss? In realtà è iniziato tutto per gioco, mi ricordo ancora la prima sfilata l'11 luglio del 2015, alla quale vinsi. Successivamente l'anno scorso partecipai di nuovo alla finale ai Templi di Vestum, dove mi classificai terza. E quest'anno, dopo un po' di tempo, ho ripreso a sfilare e ho partecipato per la prima volta il 29 agosto a Battipaglia e dopodiché a Vallo della Lucania, dove ti hanno incoronato Miss Parco del Cilento. Quali sono adesso gli impegni da Miss? Allora, successivamente a breve faremo un calendario e poi sicuramente faremo qualche sfilata per l'atelier o qualche altro concorso. Quindi continuerai la tua esperienza nel mondo della moda oltre ad aspettare i risultati dei test a medicina? Sì, sì, certo. Ecco, però adesso ti metto di fronte a un bivio, no? Bellezza, moda o medicina? Beh, soprattutto, cioè, il primo obiettivo è medicina, poi successivamente verrà la bellezza e la moda. Quindi un medico modello, il gioco di parole, un medico modello, e lo fa proprio Ilaria Cennamo, Miss Parco del Cilento. Ilaria, qualche sogno che hai nel cassetto, oltre a questo di Miss? Beh, sicuramente partecipare a Miss Italia e poi riuscire a realizzare il mio sogno di diventare un medico. Come ti ha accolto la tua città, Altavilla Silentina? Beh, in realtà non mi aspettavo tutto questo calore intorno, è stato molto bello e spero di rappresentare al massimo la città di Altavilla. Bene, e ultima domanda, i tuoi genitori che cosa ne pensano di questa esperienza? Sono molto soddisfatti, infatti dico questa vittoria a loro perché comunque mi sono stati accanto e mi hanno sempre accompagnato ovunque. E inoltre vorrei ringraziare anche Lino Miraldi, che è colui appunto che organizza questo concorso, e soprattutto tutto lo staff perché organizza in minimi dettagli per far sì appunto che ci divertiamo noi ragazze e che lo spettacolo avvenga nei migliori dei modi. Bene, noi ringraziamo Ilaria Cennamo, Miss Parco del Cilento, e anche noi di Voce di Strada ti auguriamo un lungo percorso nel mondo della moda e della bellezza.